A dire il vero, come Alessandro ricorda anche nel suo libro, i vari governi, i vari politici al potere in tutta Europa hanno cercato di limitare il dissenso sociale, cercando di coinvolgere, diciamo, i lavoratori, i meno ambienti, in quelle che sono le ragioni dell'impresa e del capitale. Diciamo, ci possono riuscire quando, fino a un certo punto, quando l'economia va bene, quando poi l'economia va male, ecco che, diciamo, sì, la faccia dell'ordoliberalismo, che prevede appunto libertà del mercato e totale soggezione del lavoratore a quelli che sono le esigenze appunto del profitto, poi chiaramente è quella che prevale. Nel libro è anche ricordato appunto che agli inizi della costruzione europea, appunto, il trattato di Maastricht è nato da un conflitto, leggo dal libro, tra francesi e tedeschi sul modo di intendere l'unione monetaria. I primi, cioè i francesi, favorevoli a crearla ma non anche disponibili a rinunciare alla libertà di ricorrere a ricette keynesiane. I secondi, intenzionati a promuoverla solo se accompagnata da un'unione economica condizionata dall'ossessione per il controllo dell'inflazione. Ecco, oggi sappiamo chi ha vinto. Sappiamo che appunto l'austerity che ci viene dettata dall'Unione Europea nasce tutta dall'ossessione inflazionistica, dall'inflazione inflazionistica tedesca, ma anche appunto la circostanza che diciamo l'intero meccanismo, l'intero funzionamento dell'Unione Europea viene affidata a una tecnocrazia magari incaricata di presidiare i meccanismi neocorporativi impiegati per sviluppare l'ordine proprietario sovranazionale. Si dice che oggi non abbiamo più sovranità nazionale, che i parlamenti non contano più niente, chi decide è a Bruxelles, per cui per quanto Renzi si possa affannare a far credere che insomma possa decidere qualcosa, sappiamo che il punto si gioca in Europa. Il punto si gioca in Europa, tanto che addirittura una banca di investimento americana si permette di dire che la Grecia, la Spagna e l'Italia devono cambiare le loro costituzioni antifasciste perché non va bene per le esigenze, insomma, del profitto. Così anche, insomma, il trattato TTIP che sta per essere forse approvato va sempre nella stessa direzione. Ma quali sono, diciamo, i fondamenti del diritto cui, diciamo, un'opposizione a questo stato delle cose potrebbero rifarsi per proporre, ecco, una visione diversa? Sappiamo che ci sono diversi premi Nobel, economisti che gridano ai 420 che non è questa la strada. Perché sono così poco ascoltati, professor Preterossi, e perché pare quasi che ci sia un unico modo di vedere le questioni dell'economia e del diritto? Grazie. Buonasera. Il libro di Alessandro è molto interessante, intanto perché squarcia un velo rispetto all'ordoliberalismo. Lui è un po' monomaniaco su questo, sì, è ossessionato, tutto viene ricondotto a quello, forse un po' troppo, però insomma, diciamo, serve a una polemica, perché quasi nessuno lo sa che cos'è, e soprattutto quasi nessuno sa che sta alla base di gran parte delle ricette economiche, politico-sociali che veniamo adottando. A lungo ci si è baloccati con l'economia sociale di mercato. Il libro di Alessandro spiega bene che di sociale, nel senso dei diritti sociali, c'ha poco. Di sociale c'ha l'idea che, valorizzando incredibilmente il meccanismo stimolo-risposta, diciamo, cioè creando le condizioni attraverso il diritto, attraverso un'iperregolazione, perché i soggetti si comportino secondo un modello di razionalità da homo economicus, diciamo così, si produce ordine sociale. Qui si socializzano gli individui nell'unico modo in cui è possibile. Dietro c'è anche Hayek, ovviamente, non è che, oltre a quei cattivacci che dice lui, che fa ricorda, che erano un po' nazisti. Quindi c'è una teologia economica. Cioè c'è l'idea che il fondamento dell'ordine sociale può essere uno e uno solo, è radicato nell'economia e in particolar modo in una certa visione dell'uomo come agente economico, e che questa, perché parlo di teologia economica? Perché questa
visione, questo fatto antropologico è oggetto e deve essere oggetto di una fede, cioè deve essere servito e custodito esattamente come si onora il servizio a un Dio. In fondo Benjamin l'aveva detto in un altro modo, aveva intuito genialmente, come lui che ha degli squarci, delle intuizioni geniali, poi magari non articola molto, cioè è un capitalismo come religione. In fondo l'ordoliberalismo è una versione particolarmente insidiosa, l'altra è il neoliberalismo americano, le due visioni sono diverse ma hanno un elemento comune forte, si intrecciano, sono appunto l'ordoliberalismo e il neoliberalismo nient'altro che religioni sostitutive. Allora, se è così, è difficile trovare punti di appoggio saldi per contrapporsi. Allora, ora proverò a dire qualcosa, però prima faccio un inciso perché mi serve. Non è che nel Novecento, alla luce di quei disastri della guerra civile europea, appunto dei fascismi che sono stata una via d'uscita alla crisi dei regimi politici di massa, cioè alla difficoltà di integrare le masse per via democratica nello Stato, allora se ne esce in un altro modo. Di fronte a tutto questo, a questo tabù, cioè che in Italia seconda guerra mondiale mai più quello che è successo, e anche aggiungerei di fronte al fatto che c'era un nemico esterno a cui corrispondeva un nemico interno, che rappresentava, sapevo bene che il modello non è che funzionasse, però rappresentava, a lungo ha rappresentato una fonte di immaginazione politica alternativa, l'idea che ci fosse comunque un'altra strada, radicalmente diversa, che fa paura, e la paura è una grande risorsa della politica, lo è tradizionalmente per il potere dall'alto che spaventa, ma anche per chi vuol cambiare le cose, perché poi si mollano appunto l'ordine proprietario, chi deve mollare qualcosa la molla, mica per gentile concessione, la molla perché ha paura fondamentalmente, questa è, io penso così. Qui c'era un nemico esterno e interno, c'era la memoria di un tabù che alimentava il costituzionalismo, diciamo la dimensione prospettica del costituzionalismo, ergo, terzo punto, cerchiamo di fare un po' di integrazione sociale, cioè di costruire le condizioni sociali dell'integrazione delle masse nello Stato, e quindi facciamo il welfare. Quindi questa roba che si è fatto nei cosiddetti 30 anni gloriosi, periodo non lunghissimo, però è un bel modellino, perché ha significato, con mille ambiguità che Alessandro sottolinea, però nella sostanza ha significato una grande emersione di grandi pezzi di ceti esclusi, di quelli che Aristotele diceva democrazia è guerra dei poveri, ecco, quei poveri sono entrati, l'emersione degli invisibili, erano stati sempre nella scena pubblica. Beh, questa qui è stata una cosa importante, è stata possibile anche perché c'erano delle soggettività politiche organizzate, collettive, che poggiandosi su quegli elementi che dicevo prima, hanno dato voce, hanno espresso un'energia politica, diciamo così. Non è che l'hanno espressa semplicemente con volontarismo, anche se poi l'elemento della volontà e persino del mito politico, pensiamo alle cose di Sorel, Gramsci che ci riflette criticamente, che cerca un'alternativa, ma impara dalla necessità di poter pensare che c'è un'alternativa e che tutti possano pensare questo, perché altrimenti non si muove niente. Cioè, in fondo, la società politica, i soggetti politici reali, concreti, collettivi, hanno smosso un sacco di roba, se non altro perché hanno fatto paura e perché hanno dato un luogo a un sacco di gente che altrimenti non l'aveva. Hanno fatto massa critica, diciamo così. Quindi questi 30 anni, giù di lì, 40 anni, sono frutto di tante belle cose e hanno significato un'emancipazione. Tanto che c'è stata appunto quelle cose che ricordava di, a un certo punto la forbice della disuguaglianza si è ridotta troppo. C'è stato, le ragioni sono tante, che potremmo discutere, c'è chi dice no, ma è stata la crisi fiscale dello Stato, c'erano delle ragioni strutturali, a parte c'è stata pure la crisi petrolibera, altro fattore che non dipendeva dallo Stato sociale. Poi c'è stato, secondo me, anche altro, e cioè il revanchismo del profitto e del capitale, quindi sul salario. Cioè qui bisogna mettere in campo una grande energia, appunto, ideale, e poi diventata politica, ma insomma, elaborando, riprendendo modelli neoliberisti, ordoliberali, cioè per
dare uno scossone. Il fine era quello di far passare un'idea. Il problema, ragazzi, non è la disoccupazione, è l'inflazione. Quindi bisogna riconquistare produttività. Quindi non è vero che il salario può crescere all'infinito, non è una variabile indipendente, come si diceva. E se le spese sociali pesano troppo, bisogna rimettere in moto un meccanismo di altro genere che fra l'altro motiva l'efficienza individuale, mobilita i soggetti. Ecco, questo è il punto. Ora tutta questa roba qui, che a me non piace, ha vinto perché c'è stata una grande offensiva ideologica, la costruzione di un'egemonia in qualche modo, non è stato un evento naturale, però il punto è che ha colonizzato le menti, cioè ha preso terreno, ha trovato un terreno fertile, anche sfruttando quel discorso appunto degli eccessi paternalistici dello stato sociale o clientelari, persino in certe versioni all'italiana, diciamo c'erano degli elementi, anche se poi se uno guarda i dati, queste cose bisogna ricordarle. Cioè non è stato tanto la riduzione delle disuguaglianze che ha fatto esplodere il debito pubblico in Italia, o le politiche per questo, realizzate spesso male, ma insomma fatte. E lì c'è stato un grande patto con la rendita, cioè un grande spostamento verso la rendita. Il debito pubblico esplode per finanziare tante cose, ma certo non esclusivamente lo Stato sociale. Quando si sposta dalla produzione alla rendita, c'è un grande patto. Allora i BOT erano costruiti in gran parte dagli italiani, ed erano gli italiani che prendevano l'interesse al 20% e votavano la Democrazia Cristiana o il Partito Socialista, cioè l'equilibrio vigente, in cambio ne ottenevano notevole, una bella rendita, diciamo, no? Un ritorno economico significativo. Poi la globalizzazione ha messo in questione, la globalizzazione finanziaria ha messo in questione questo pseudo equilibrio che stava tutto dentro lo Stato nazione. Comunque torniamo al punto, se si vuole, più teorico. Com'è che il modello neoliberale conquista le menti? E lì secondo me un ragionamento va fatto, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Cioè, e quindi rimando, visto che interessate, rimando la palla a Alessandro, il modello alternativo, discorso di prima, quale potrebbe essere? Uno è stato quello dello Stato, del compromesso socialdemocratico, e a me non dispiaceva. Tedesco. Vedo difficile, no, italiano, anche tedesco, francese, fatto da forze diverse, a volte dalla democrazia, forse non socialdemocratica, però significativamente dai socialdemocratici, in Inghilterra anche dai laburisti, poi è successo qualcosa, lo so, quasi dimenticato, però, e quella a me piaceva. Comunque, vedo il fatto che c'è un elemento integrativo un po' pacificante, però io tendo a valorizzare l'emancipazione che ha assicurato. Dopodiché implicava lo Stato-Nazione. Piccola cosetta, la democrazia. Senza Stato-Nazione non c'è la democrazia. Cioè la democrazia è nata nello Stato-Nazione. Oppure negli Stati federali, che sono una roba diversa, ma comunque sempre una forma di unione politica. E lo Stato sociale, il welfare, pure. È chiaro che se lo Stato-Nazione si funzionalizza ad altre logiche, l'Unione Europea, il finanza capitalismo, chiamatelo come pare, e poi fa un po' fatica, infatti c'è un sostanziale divorzio fra capitalismo e democrazia, ma è ovvio, cioè tutto il meccanismo della legittimazione democratica avviene dentro la forma Stato, le decisioni stanno altrove, ma come ci può essere una... Io ci credo nella spinta, dal punto di vista diciamo così assiologico, del normativo, nella spinta propulsiva della Costituzione. Mortati pensava, tra l'altro, che la dovessero fare in gran parte la politica, cioè che fosse un progetto, un indirizzo politico fondamentale da realizzare, rimesso al Parlamento, alle forze politico-sociali, nemmeno quindi tanto ai giudici, poi è andata a finire più di là, non a caso, no? E quello è uno, il modello socialdemocratico, però i presupposti su cui appoggiava sono stati erosi. L'altro, tu dici, la democrazia economica, che ha alimentato anche l'esperienza socialdemocratica, no? Però forse sarebbe una cosa un po' diversa, se capisco bene, un rilancio nel senso del conflitto, una sorta di conflitto permanente, che mi può piacere molto. La dimensione agonistica, io credo che la democrazia si salva forse solo se diventa fortemente agonistica, cioè, però perché diventi agonistica, bisogna
che vengano fuori dei soggetti che hanno voglia di fare agonismo. E di fatto un'idea, una visione diversa in grado di mobilitare. Non la vedo facile. Cioè io lo auspico, vedo delle micro soggetti, faccio fatica, però ne vedo, non è che non ci sono nel mondo e anche in Italia. Però il passaggio per cui si fa massa critica, si fa sintesi, trovano una proiezione dove poi nella rappresentanza, io non credo affatto che la rappresentanza sia morta per sempre, anzi qualcuno è contento di questo, poi voglio capire che ci si mette al suo posto, però nell'attuale rappresentanza, in virtù delle cose che si diceva prima sul fatto che lo Stato è lì che sembra l'io di il servitore di un, sembra Arlecchino, è come l'io di Freud, no? Che è il servitore di due padroni, cioè serve il superio e poi anche ovviamente l'ess. E lì poverino, fragile fragile, e lo Stato è diventato una robina fragile fragile vista come sfera politica autonoma. Se lo pensiamo come una grande, come dire, un muscolo che si sviluppa di un macro organismo, no, allora cresce, e come? Ma non ha più, non esprime più alcuna autonomia politica democratica, non è allora più uno strumento per fare la democrazia economica. Ecco, state, perché era quello che avevano in mente pure i tedeschi, alcuni tedeschi a Weimar. Come si fa poi? Che vuol dire? Cioè, a me interessa molto, però c'è anche un deficit forse di elaborazione su questo. Cioè, come si concretizza? Storicamente si è concretizzato nello Stato sociale democratico, secondo me. Mi pare di intuire che per Alessandro c'è qualcosa in più. C'è un'eccedenza, diciamo così, nell'idea di democrazia economica che non è stata mai raccolta e che forse potrebbe essere il luogo da cui ripartire. Cioè, perché si ricreino delle energie politiche, delle soggettività vitali, e non puramente difensive, perché sennò la cosa facile è dire difendiamola, io lo faccio per primo, ma questa roba qua deve poter trovare, come dire, deve poter rilanciarsi in positivo, se volete aggressivamente, per ingaggiare una lotta egemonica, perché se è puramente difensiva, la difesa è giusta ma destinata alla sconfitta, temo. Allora è forse ripensando adesso fra democrazia e un modello economico che non è la fuoriuscita dal capitalismo. Mi viene in mente le riflessioni di Claudio Napoleoni, cercate ancora. Cioè, quando c'è stata l'ondata Thatcher Rega, pochi, qualcuno, devo dire nel Partito Comunista, Enrico Berlinguer l'ha fatto, ha pensato, qui non bisogna rifletterci molto, molto, mantenere una forte autonomia critica. Perché è chiaro che se noi ci mettiamo in questa fiumana, la subiamo in maniera subalterna, tutto quello che ha fatto la sinistra italiana, poi diventeremo come loro, non avremo più uno strumento contro egemonico, diciamo, oggi si tratta di costruire contro egemonie, però la cosa è dirlo, poi il problema è capire qual è il terreno. C'è chi dice bene i comuni, c'è chi dice la democrazia economica, c'è chi dice il cosmopolitismo, io ci credo poco, perché dice vuole parecchia fiducia, però c'è chi dice mi va bene i diritti fondamentali ma rilanciati dal basso. Un terreno però va trovato. La forza del neoliberalismo è anche che ti toglie il terreno, ti dice non c'è bisogno. Nella versione tedesca, con una strano mix divertente, perché un po' è individualismo, cioè l'idea dell'azione razionale dell'homo economicus, e dall'altro è organicismo. Nel solco della grande tradizione tedesca, perché lì c'è molto da scavare, anche non è liquidabile facilmente, perché è come se mantenesse uno spazio nella tradizione tedesca, c'è comunque l'idea di un Lorenz von Stein, non è, c'è l'idea che c'è lo Stato che ha una sua autonomia, poi certo Bismarck fa le scelte anche a tutela dell'ordine proprietario, ma non solo. Ecco, forse l'idea del comitato d'affari della borghesia è un po' riduttiva rispetto a quella roba là. Gli ordoliberali, forse solo propagandisticamente, però si richiamano non a caso al bene comune, alla società formata, organica, cioè a un qualcosa in più in cui riconoscersi rispetto al mero interesse economico particolare.
anche se il meccanismo per realizzarla è fondamentalmente regoliamo rigidamente perché tutti siano virtuosamente esseri economici, e così saranno poi anche, avranno anche le virtù pubbliche e fede, mentre chi è la verità per Dio. Grazie. Ecco, naturalmente questa evoluzione del diritto ai fini appunto di tutelare in primis la proprietà privata, quindi il mercato, l'economia sociale di mercato, il primo impatto di questa impostazione ovviamente va a ricadere sui lavoratori, su quei soggetti che vivono appunto sulla loro pelle giorno per giorno il conflitto tra capitale appunto e la prestazione che loro danno. In questo anche il diritto, purtroppo in Italia, parlo dell'Italia che è il paese che conosco meglio, appunto ha seguito questa evoluzione, il diritto del lavoro si è sempre più conformato a quelle che sono le esigenze dell'impresa e del capitale, sta perdendo sempre di più il suo carattere principale, che almeno in Italia era quello di servire come argine allo strapotere del lavoro, insomma servire come difesa per quello che veniva riconosciuta la parte debole tra i due contendenti, tra virgolette. Ecco, l'avvocato Bruno Laudi magari ci descrive rapidamente come questo diritto in Italia ha subito questa rapida evoluzione e verso quale direzione stiamo andando adesso con queste ultime riforme ventilate anche dal governo. Sì, che è evoluzione, parliamo di involuzione, perché purtroppo diciamo stiamo vivendo, poi è di attualità quello che sta succedendo, una sottrazione continua di diritti da parte delle riforme che vengono approvate, sottrazione di diritti dei lavoratori. La cosa che più sconvolge in tutta questa operazione è che ogni volta che arriva una riforma che va a toccare il diritto del lavoro, noi giuslavoristi, premetto che appunto sono un giuslavorista che sta dalla parte dei lavoratori, perché il mondo dei giuslavoristi si divide tra chi sta dalla parte dei datori di lavoro e chi sta dalla parte dei lavoratori, nel senso che ha preso delle posizioni ben definite. Ecco, dicevo, e ogni volta che arriva una riforma, soprattutto in questi ultimi anni, la si critica, la si ritiene un'ulteriore sottrazione dei diritti dei lavoratori, poi ne arriva un'altra, quella che sta arrivando, e stiamo cercando di, faccio un esempio attuale, francamente la riforma Fornero che ha portato la modifica dopo vari tentativi dell'articolo 18 che ormai è di attualità, e quello che è avvenuto 2 anni fa, la riforma Fornero che appunto ha riformulato, diciamo così, l'articolo 18 togliendo, diciamo, la certezza della reintegra, limitandola solo a determinati casi, ecco, all'epoca da parte nostra fu fortemente criticata, fu per noi un passo decisivo rispetto a quello che era l'ordinamento giuslavoristico. Ora, francamente, se rimanesse quell'articolo 18 saremmo ben contenti, cioè quello che sta arrivando è ancora peggio. Ma prendendo, diciamo così, una visione molto più ampia di quello che è stato gli interventi nell'ordinamento giuslavoristico, chiaramente il disegno emerge, un disegno che porta a svincolare, diciamo così, l'imprenditore o il datore di lavoro da una serie di limiti che sono ritenuti degli ostacoli per il raggiungimento dell'utile, o comunque per, diciamo così, per il miglioramento dei profitti dell'azienda, appunto togliendo questi diritti, ma con un'operazione che, a differenza di quello che ci vogliono far credere, è un'operazione che risponde a delle esigenze dell'Europa,
in realtà forse il diritto, diciamo così, l'ordinamento europeo che ha come contenuto, come oggetto il diritto del lavoro, non è poi così, così cattivo come ci vogliono far pensare, cioè non è così poi duro rispetto a quelli che sono i diritti dei lavoratori. Quindi se noi andiamo a vedere quello che è anche la situazione dell'ordinamento giusto lavoristico negli altri paesi, a noi ci stanno raccontando che l'unica è l'Italia, che cioè la integra, non è così. La protezione del lavoro, la protezione del posto di lavoro, perché questo è un punto, esiste in tutti i paesi europei. Non a caso, se non so se avete notato, dopo la riforma che c'è stata sui contratti a termine, che praticamente ha liberalizzato i contratti a termine, la CGIL ha proprio fatto un ricorso alla Commissione Europea, proprio perché ha ritenuto che questa ulteriore, riforma andava a infliggere contro quelli che erano i principi contenuti nelle direttive comunitarie. Tenete conto di una cosa, che le direttive comunitarie, che diciamo così sono ormai poste alla base, i regolamenti sono posti alla base del nostro ordinamento giusto lavoristico, sono sorrette tutte da un principio, che queste riforme del lavoro a livello europeo comunque devono rispettare nel recepimento da parte delle nazioni, devono rispettare un principio, il principio di non regressione, cioè vuol dire che se in quel paese che è una normativa comunque che mantiene una determinata tutela del lavoratore, questa non va, il ricevimento della direttiva non deve determinare appunto un abbassamento di tutela su certi settori. Uno di questi è proprio la regolamentazione dei contratti a termine, cosa appunto che questa è la ragione appunto che la CGIL ha fatto ricorso alla Commissione rispetto a questa riforma. Ma c'è ancora di più, io credo che l'operazione che viene adesso attuata, e anche questa secondo me non trova corrispondenza negli altri paesi europei, è quella da una parte di praticamente eliminare il welfare, la cassa integrazione, quello che è l'assistenza dei lavoratori nel momento in cui perdono un posto di lavoro. Con quindi un'abrogazione che è stata fatta, un'abrogazione che viene da venire nel corso dal 2016 in poi, inizieranno i gravi guai per questa nazione, perché la riforma Fornero ha previsto, oltre che ritoccare l'articolo 18, l'eliminazione della cassa integrazione. La cassa integrazione è uno strumento che arriva a tutela proprio nel momento in cui l'azienda si trova in crisi ed è seguita molte volte dalla mobilità come un ulteriore ammortizzatore sociale. Ora, voi capite che togliere, limitare l'articolo 18 e quindi la tutela del posto di lavoro, togliere la cassa integrazione significa esporre i lavoratori a dei grossi guai, una nazione, non solo i lavoratori, a dei grossi guai. E non si capisce quale sia la ragione. Due settimane fa ero a un convegno di giusti lavoristi a Genova e venne venuto il professor Ichino a illustrare il suo Jobs Act. Allora, l'idea di fondo di Ichino appunto è quella della liberalizzazione del mercato del lavoro e del lavoro, diciamo così. Lui ha affermato ad esempio che la cassa integrazione è uno strumento che non serve a nulla, perché mette i lavoratori in freezer, ha detto proprio queste parole, mantenendoli per un periodo, e quindi è un costo sociale che non ha alcuna finalità se non tenere appunto dei lavoratori qui. E ci spiegava, ci illustrava e ci diceva quelle nella riforma del Job Act, quello che è diciamo così, l'impegno economico che dà la cassa integrazione lo vorrebbero spostare su che cosa? Sulle agenzie per il lavoro, cioè per quelle agenzie che dovrebbero avere lo scopo, tra l'altro private, di ricollocare i lavoratori, cioè fare avvicinare la domanda all'offerta.
Ora, mi sembra veramente che stiamo parlando di qualcosa che nel nostro tessuto industriale non esiste. Cioè, è vero che le agenzie per il lavoro, ad esempio in Germania, ci sono pubbliche, sono dei funzionari pubblici che proprio hanno questo scopo, quello di cercare di ricollocare i lavoratori, ma per quale ragione? Per appunto evitare che ci sia un eccessivo peso della disoccupazione sullo Stato, e quindi agevolare, farli uscire da questo freezer, come l'ha definito Ichin. Ma sono appunto funzionari pubblici, sono funzionari che rispondono e stanno dentro le aziende e cercano di capire da una parte qual è l'esigenza dell'azienda rispetto a quelle che sono le professionalità e quindi poi appunto avvicinare la domanda all'offerta. Ma io temo che quello che verrà, se verrà, mi auguro che riusciremo ad arginare, sarà l'ennesima operazione di rivoluzione del mercato del lavoro che agevolerà probabilmente solo alcune professionalità e lascerà senza lavoro invece altre.